vuoi fare tu il benvenuti a bordo viaggiatori? Vai, vado io, aspetta un attimo che superiamo il dosso. Sì, sì. Benvenuti a bordo viaggiatori, io sono Ale e lui è Grizzly, e in questa puntata, diciamo, un po' diversa dal solito. Vai! Eh beh, io questa volta mi sento come se mi mancasse qualcosa. Oggi di cosa parleremo? Oggi siamo in Trentino, stiamo facendo un giro un po' così, anche perché volevamo andare a Trento a fare una passeggiata, ma c'è tantissimo traffico e volevo appunto cogliere l'occasione per parlare di traffico e incidenti. Nel frattempo faccio da navigatore ad Ale, prendi la prossima a destra. Vai! Io ho già raccontato, mamma mia, guarda che serpentone di macchine, al ritorno ritorniamo da questa strada. Da questa qua sotto? Sì, sì, questa è quella che poi va a Trento. Ah, meno male. Poi ritorniamo da qua. Anche perché c'è una coda di circa 10-15 km. Qualcosina del genere, tranquillamente. Purtroppo. Infatti, l'idea è proprio questa qua, parlare un po' in generale di traffico, di ingorghi, di incidenti. A me è capitato qualche volta in autostrada di finire dietro l'incidente stradale. C'è una delle cose che mi dà più fastidio degli incidenti in autostrada, sono i curiosi nell'altra carreggiata, soprattutto quando tu ti trovi un rallentamento infernale e sulla tua corsia non è successo niente, l'incidente è stato dall'altra parte, qua il rallentamento sono gli scienziati, per non dire gli scemi. Ehi, ma c'è stato un incidente! Beh, a volte può capitare, lo faccio anch'io, guardo dall'altra parte e dico sì, ma non rallenti a 20 all'ora in autostrada, voglio sperare, altrimenti no. Ti strozzo qui sul momento. 50 all'ora? Insomma, mi capita di vedere, oddio, c'è stato un incidente, cavoli, speriamo non si sono fatti male, ma alla fine cerco di evitare di rallentare tutto il traffico, soprattutto se ci sono già i soccorritori. Cioè, se c'è appena stato un incidente, ha anche un minimo di senso che uno cerca di farsi di lato, di chiamare i soccorsi, ma se sono lì pompieri, polizia, gru e stanno tirando fuori le persone, vabbè, c'è stato un incidente, ok, ma sto gusto morboso del guardare l'incidente, del fargli il video, c'era quel video diventato virale del poliziotto in Germania che fermava le persone, beh, venga, vuole venire a fotografare anche il morto, già che ci siamo. Quello me lo ricordo. E tu, esperienze particolari di traffico, di serpentoni di auto? Ma Dio, molte volte mi sono ritrovato nel traffico. Penso che la coda più lunga che abbia mai fatto era stata durante un'estate di tanti tanti anni fa. Stavo andando in Riviera Adriatica con un amico, restammo in coda circa 6-7 ore, una roba fuori di testa. Era inizio agosto, ovviamente, esodo estivo. Classico. Restammo in coda per diverse motivazioni. Uno, vabbè, c'era stato qualche incidente ovviamente in autostrada, ma il top, questa me la ricorderò per sempre, arrivammo a un punto che dove veramente era tutto bloccato perché purtroppo a questi ragazzi si era bloccata, ed era una C3 azzurra di quelle vecchie cabrio, sì, in mezzo all'autostrada, però si erano messi praticamente di traverso in mezzo a due corsie. Era una cosa bellissima. E niente, però tutte quelle ore in autostrada me le ricordo ancora, anche perché c'era il segnale luminoso della mia vecchia Honda Civic che mi segnava dicendo fermati a fare una pausa. Sono già fermo praticamente. Ecco. E dopo, vabbè, ogni tanto di code se ne trovano, come stasera sicuramente troverò una coda a tornare da Trento, quello poco ma sicuro. Purtroppo. Ma più che altro io mi chiedo, ma quello che è davanti a tutta la coda, ma lo sa di essere davanti a tutta la coda? Magari il classico vecchio col cappello. Io mi ricordo che la presa a ridere l'avevo raccontata sul blog Diario di Viaggio anni e anni fa. Eravamo qua a Trento fine agosto, mi telefono un amico che non sentivo da una marea di tempo. Vabbè, vai di qua però, poi dobbiamo fare inversione. Perché vado su? Se no? E il problema è, vai... sì, vai su, che è meglio. Vado su. Perché
Ok, qualcuno mette anche la freccia. Sì. Potremmo fare un'intera puntata di gente che non mette le frecce. E poi così ti faccio fare il giro, perché sennò finiamo nel serpentone. Ah, ok. Quello. Velocissimamente, eravamo su a Trento, fine agosto, mi telefona un amico che non sentivo da una marea di tempo, che era venuto sul lago di Garda a farsi un weekend di vacanza, ha trovato un last minute, si è fatto l'ultima settimana di agosto, giovedì, venerdì, sabato e domenica, ripartiva il lunedì, era sul lago di Garda, era venuto con la moglie e la figlia, sapendo che di solito in agosto era a Trento, mi contatta e dice «Oh, ma perché non mi viene a trovare? Questa sera era il sabato, l'ultimo sabato di agosto, vienimi a trovare, c'è una notte di fiaba, veniamo a vedere i fuochi d'artificio sul lago». Al che, pur sapendo che, essendo la penultima sera della notte di fiaba, comunque la notte dei fuochi d'artificio, ci sarebbe stato un casino infernale, vabbè, mi infilo in questo serpentone di auto alle 7 di sera, vabbè, vediamo un po'. Arrivo quasi alle porte di Riva del Garda, gli telefono, senti, almeno fammi sapere un attimo in che albergo sei, così cerco di vedere se trovo un parcheggio, magari qualcosa a pagamento, magari fuori dal paese, faccio due passi, oppure aiutami a trovare un parcheggio. Ah sì, ti aspetto, sono all'albergo Piripim Parapam, si trova all'ingresso di Torbole. Vado su di qua? No, vai dritto. Credo che questo stia aspettando sì, qualcosa. Tu adesso mi dici che sei a Torbole, io sono arrivato all'ingresso di Riva del Garda, devo fare altri 7 km di serpentone di auto! Cioè adesso renditi utile e trovami un parcheggio! Sì sì, tranquillo, c'è il parcheggio dell'albergo! E nel frattempo è iniziato anche a piovere, e vai! Questo è normale, siamo naturalmente in agosto, quindi vuoi che non cominci a piovere? Domani, tra l'altro, dovremmo andare in Cadore, dovremmo passare a Longarone, l'ultima volta che sono stato a Longarone, che ho fatto la puntata del vlog, ha piovuto! E domani porta di nuovo pioggia molto forte, quindi sì, decisamente agosto il clima sta cambiando. Qui di solito non voglio dire che c'era un caldo infernale, ma di solito c'erano principalmente giornate di sole, capitava un giorno di pioggia, ma qua siamo arrivati a iniziare la vacanza che pioveva e stiamo finendo la vacanza che piove. Comunque vorrei ricordarti che tutte le volte che ci vediamo piove. Sì, tra l'altro. Tra l'altro. No, a Siracusa quantomeno siamo riusciti ad avere un po' di tempo decente, dai. Sì, è vero. Dunque, per concludere questa puntata, la domanda è... Voi siete mai stati impelagati in un serpentone di auto per via del traffico, per via di un incidente? Come l'avete vissuta? L'avete presa nervosamente? L'avete voluta prendere a ridere? Dice, vabbè, alla fine ormai siamo qua, aspettiamo, arriveremo alla fine, magari scopriremo che all'inizio della fila c'è il vecchiaccio con il cappello che guida il pandino a due all'ora, oppure c'è l'incidente strano, c'è la cosa particolare, c'è quello che si è perso, c'è il... non so, il carro funebre con il funerale dietro. Ma magari sono stati anche loro la causa della coda, può darsi. E quante ne avete tirate, più che altro? Questa è una bellissima domanda. Soprattutto, infatti. Quante ne avete tirate? Parliamone nei commenti o su Twitter con l'hashtag di BOTR. Bene, io sono Grizzly, lui è Ale, il suo canale lo trovate indicato nella scheda là in alto, o nei commenti qua in basso, nel doobly-doo qua in basso ancora, o là in alto, non lo so dove lo trovate sul dispositivo. Visitate il suo canale e iscrivetevi. Io sono Grizzly, mi trovate su tutti i social, in particolar modo su Twitter, dove sono molto attivo. Detto questo, come sempre, grazie. Noi ci vediamo in un prossimo video, e non mi rimane nient'altro da dire se non... E vai! Va bene, io sono Grizzly, lui è Ale, il suo canale lo trovate linkato qui su questa scheda. Su quella scheda? No, è di là, oddio, la scheda è a sinistra. È da qualche parte, comunque. La scheda è a sinistra. Sono abituato a indicare la scheda mentre guido, adesso mi viene di indicarla dall'altra parte.